Weekend Dance. Siamo qui per festeggiare i primi 50 anni del dottor Pagano Raffaele. Auguri! Auguri, grazie, grazie, grazie a voi. Erano 30 anni che io non indossavo un abito scuro e ci voleva il mio amico fratello, dottor Raffaele Pagano, per la sua grande mega festa dei 50 anni a vestirmi così. Innanzitutto auguri. Auguri a te, Dino. Io sono onoratissimo di averti perché, sai, nella mia storia, soprattutto di imprenditore, la tua presenza è stata fondamentale e sai quanto ti voglio bene e sai quante belle cose abbiamo fatto insieme, quindi era un dovere, un obbligo, ma soprattutto un piacere essere insieme. Un piacere da parte mia, di mio figlio Stefano e chiaramente la troupe di Weekend Dance, perché questo è un inizio di un traguardo, perché 50 anni è un traguardo di vita raggiunto, ce ne vogliono ancora tanti altri e farà sicuramente tante belle cose sia per quanto riguarda la tua attività professionale, ma soprattutto vivere bene, con amore, con la tua famiglia. La famiglia resta il bene supremo, perché è da lì che fa rifornimento di energia vera e solo così poi si possono affrontare le problematiche quotidiane. E poi i tanti amici, quando c'è amicizia vera davvero ti senti un leone, e oggi con questa partecipazione così calorosa veramente posso dire che sono davvero felicissimo, emozionatissimo, ma contentissimo di poter esprimere energia, perché tanti amici mi danno un'energia davvero autentica. Adesso veniamo anche agli affetti più cari, a tua moglie, ai tuoi figli, perché hai tirato su una famiglia bellissima e quindi questo ti fa ancora più uomo, ti fa ancora più persona per bene, persona di famiglia, persona, buon padre, un buon marito, un buon imprenditore. Ma guarda, Dino, io penso che i valori, la stima, l'onestà e il rispetto delle persone sono dei valori che devono essere sempre portati avanti. Io nei miei 50 anni ho basato veramente quasi tutta la mia vita su questi valori, sono davvero felice e veramente non rimpiango nulla, questo è il più grande risultato. Francesca, buonasera. Buonasera, buonasera Dino, buonasera agli amici di Weekend Dance. Allora, voi siete una coppia bellissima, una famiglia straordinaria, ho detto a tuo marito, ma tu non dimostri 50 anni questa sera, forse tua moglie ti ha preparato, ti ha messo a nuovo, hai fatto un po' di palestra, hai mangiato sano, che ne dimostra 40. Vero? Bene, speriamo che si conservi così. Speriamo che si conservi così, ma dico, un pregio e un difetto di tuo marito, dai. Allora, il pregio, tu me lo insegni, è una persona generosa, altruista, è veramente un uomo speciale, non perché io sono di parte, è vero, però credo che la massiccia presenza di amici qui stasera lo possano testimoniare, sì. Il difetto, anche qui me ne puoi dare ragione, è che se non hai un certo self-control, due minuti a fianco a lui e la sua ansia ti assale. Lo conosciamo bene, sempre self-control bisogna avere, amico mio, sempre. Sempre, però dai, Francesca è una persona speciale, mia moglie davvero mi è molto vicino e sono davvero felicissimo. Davvero. Insomma, dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna. Chiudiamo l'intervista con un bacio, auguri! You give me fever.
like I've never known. Yes, you're just a product of loneliness. I like the groove in your walk, your talk, your dress. I feel your fever from miles around. I'll pick you up. Ho il piacere di avere con me stasera in questa sala tanti imprenditori e Danilo è davvero una persona che stimo soprattutto per la sua capacità imprenditoriale e sono onorato di averlo qui, sono veramente onorato. Benvenuto alla festa dei primi 50 anni del dottor Pagano. Sì, i suoi primi 30 anni. I suoi primi 30 anni, che veramente portati alla grandissima. Raffaele è veramente un interprete straordinario nell'apparato napoletano, è un imprenditore e la formazione fa un lavoro straordinario realmente. Infatti oggi l'affetto è esplosivo, contagia un po' tutti. È una persona unica, un grandissimo imprenditore, un grande uomo, un grande lavoratore e sono contento di essere qui stasera proprio per in suo onore, tutto per Raffaele. Lo stiamo chiedendo un po' a tutti, quindi si sbottoni anche lei, un pregio e un difetto di Raffaele. Il pregio è un grande lavoratore. Difetto? Il difetto non ne riesco a trovare. Come si uno, fa a uno solo me lo deve dire, uno. Non lo si può trovare, non lo si può trovare. Troppo buono. Raffaele si è superato e come sempre fa sempre cose al top delle situazioni. Anche stasera si sta facendo godere una bellissima serata. Non puoi non mancare, un caro amico Raffaele, facciamo tanti auguri. Poi tante bella gente, tanti medici, tanti colleghi. Un traguardo importante, i primi 50 anni. I primi 50, ci sono anche altri 50 da farne, quindi noi auguriamo tante belle cose a Raffaele. Raffaele, veramente auguri di cuore da Ciro Flore e da tutto il gruppo dei docenti dell'Assofram. Perché in questi anni insieme abbiamo costruito un'opportunità di lavoro per tantissimi giovani e questo grazie a te e grazie a quello che sono stati i sacrifici di un gruppo che tutti i giorni cerca di migliorare ai fini di poter creare opportunità di lavoro per tanti giovani. Quindi 50 anni veramente eccezionali, portati benissimo. Ciao Raffaele, auguri! Oh,
quali sono i tuoi personali auguri a una persona speciale come Raffaele? Di continuare una vita di successo, di qualità, di gioia e di felicità. Se lo merita. È vero. Avrà un difetto, un pregio secondo te? Difetti tanti, però stasera non è il caso di dirli. Siamo con la donna più importante della vita di Raffaele. Due sono le donne, la moglie e la mamma, che si chiama? Io? Tommasina. Allora, che cosa vogliamo dire a Raffaele per i suoi primi 50 anni? Che è un figlio grande e tutti sono qui per lui con grande affetto a dimostrargli tutto quello che provano per lui. Abbiamo anche un tocco di internazionalità alla tua festa, perché oltre Campania, oltre Italia, addirittura anche dalla Svizzera. Guarda, io sono onoratissimo, davvero splendidi i miei amici, sono felicissimo di averli qua e davvero onorato. Oh, buonasera. Buonasera, arrivati a ora di pranzo, pizza e non potevamo mancare, abbiamo fatto il possibile, ho portato anche mio figlio. Buonasera. Buonasera, buonasera. Grande festa questa sera per Raffaele. Sì, molto bella. Che cosa ha di speciale il dottor Raffaele Pagano? Ma è un grande amico, ci ha invitati, quindi siamo onorati di essere venuti. È una festa importante, i primi 50 anni, poi verranno 60, 70, 80. È fondamentale, è fondamentale, da qui si parte.